Si è concluso all'insegna della convivialità e di una folta partecipazione ad Altamura, presso Masseria San Giovanni Luoghi di Pitti, il programma di eventi che celebra il pane, a cura dell'amministrazione comunale, in collaborazione con il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del pane di Altamura DOP e l'Associazione Panificatori Altamurani, una degustazione dei prodotti della tradizione, dal pane alla focaccia, cotti nel grande forno a legna, progettato dal mastro Michele Caputo, storico costruttore di forni. Abbiamo investito, stiamo investendo anche fuori da Altamura. Noi, per esempio, 9, 10 e 11 novembre, come amministrazione comunale, ma oltre sia la Cava dei Dinosauri, l'Uomo di Altamura, però noi portiamo proprio una vetrina. Abbiamo uno spazio nella FIT di Venezia dove saremo presenti 4 giorni. E quello, diciamo, anche i panificatori, l'associazione, il consorzio abbiamo invitato giusto per, diciamo, promuovere anche fuori, perché, diciamo, l'interesse, ho detto e ripeto, è conosciuto in tutto il mondo, però diciamo la presenza fisica dell'amministrazione accanto ai panificatori, accanto al prodotto, per noi è molto importante. Il bilancio è positivo. La festa del pane da noi viene valorizzata grazie anche a Santa Irene, la nostra santa patrona, perché quello che vogliamo raggiungere come obiettivo è anche obiettivo di fede, obiettivo. È un obiettivo culturale, un obiettivo religioso. Ritornare alle tradizioni non significa ritornare indietro, significa conoscere il passato per poter interpretare il presente e poi proiettarsi nel futuro. Noi ripartiamo anche con i ragazzi delle scuole, considerando quel 20% del curriculum che è destinato allo studio del territorio. E nell'ambito dello studio del territorio ci mettiamo anche quelle che sono le nostre tradizioni.